E queste sono le immagini realizzate da Raffaella Milandri, fotografa, attivista per i diritti umani dei popoli indigeni, viaggiatrice solitaria. Ma perché viaggiare da soli quando è così bello condividere, Raffaella? Ma allora, indubbiamente io prima ho fatto l'esperienza di condividere e poi ho deciso, siccome mi piace realmente avere un contatto diretto e fraterno con i popoli che visito, ho deciso di non inquinare le mie sensazioni con delle persone vicine, per quanto amiche, per quanto care, insomma, però fondamentalmente ho bisogno di essere a tu per tu con queste persone semplici. Del resto sono una persona semplice anch'io e quindi amo proprio Ecco, stare vediamo a contatto. Altre immagini. Il popolo che forse ti ha colpito di più e hai amato di più sono i Pigmei, tanto da dedicare loro un libro che è appena uscito per Polaris, Io e i Pigmei, cronache di una donna nella foresta. Ma un po' di preoccupazione e di paura viaggiando da sola in certe zone così remote del mondo c'è? Allora, io sicuramente ho sempre paura, quindi fondamentalmente viaggio, da un lato viaggio con lo scopo anche di sfidare e di superare le mie paure, e dall'altro lato diciamo, si è aggiunto un elemento in più che è il fattore umanitario, quindi il fattore di farlo anche per poter raccogliere testimonianze e divulgarle su questi popoli indigeni spesso dimenticati, come ad esempio i Pigmei. Viaggi anche da sola, cioè c'è qualcuno che la accompagna oppure... No, sono assolutamente da sola, io prenoto il biglietto aereo, alle volte la macchina e poi vado. Cerco di procurarmi in casi, ad esempio come con i Pigmei o i Boscimani o altre, mi serve ovviamente un interprete perché non posso comunicare con loro, però fondamentalmente... Ma Raffaella ha un compagno, ha un... anche un bell'uomo che l'ha accompagnata qui, però non, sì. Non lo vuole durante i viaggi. Ha deciso che deve continuare a fare queste esperienze di esploratrice per conto suo. Attenzione, lui non vuole venire con me comunque. Ah, l'ha invitato però? Sì, ho provato un paio di volte, ho detto, dico, ma magari se vuoi venire... Cioè, io allora ho bisogno sempre di stare da sola, ma veramente è un grandissimo bisogno proprio per comunicare. Ma comunque lui, io l'ho conosciuto durante un viaggio qualche anno fa in Australia, in solitaria, dove appunto stavo in giro in fuoristrada, insomma, per varie zone disperse, insomma, così. E lui preferisce aspettarla a casa. Sì, lui rispetta questa cosa, lui dice io non ti possiedo e quindi tu puoi andare. L'esperienza prima è stata nel 2004, se non sbaglio, quando ha abbandonato il suo lavoro di dipendente, da amministratrice, mi pare, di un'azienda e ha deciso di prendersi un periodo sabbatico. È stato così avvincente che al ritorno ha deciso di lasciare il posto fisso e di prendersi una consulenza per avere più tempo per organizzare i suoi viaggi. È stato proprio una passione, un grande amore. Ma io ho ripreso in realtà quelli che erano i miei sogni adolescenziali, cioè ho ripreso quello, a un certo punto ho detto, dico, ma se non lo faccio, comincio a farlo, non lo farò mai più. Quindi, cioè, in realtà ci sono alcuni ideali che magari riescono a preservarsi nel tempo e durante la vita, che non vanno abbandonati, non vanno lasciati spegnere. Credo, e quindi ho preso l'occasione al volo. Allora, Pigmei, i Crow, anche in India, è stato proprio in Orissa, dove sì. Adesso ancora il nostro concittadino, il nostro connazionale Paolo è trattenuto dai sì. ribelli maoisti. Lei mi ha detto che in effetti quella è una zona pericolosissima. Ma sì, è una zona, praticamente sono già alcuni anni, se non sbaglio 3 o 4 anni, che nella zona è in corso l'operazione Green Ant, quindi c'è proprio una guerriglia tra quelli che sono i maoisti e quello che è l'esercito indiano. E poi ci sono altre problematiche, io ad esempio sono stata in zona perché c'è una multinazionale con una miniera e quindi ci sono dei popoli indigeni minacciati anche lì, effettivamente, poi, tra l'altro ci sono anche dei popoli
come i Dongria Kond e i Bonda, che sono delle tribù primitive, sono un patrimonio dell'umanità, per quanto sono particolari, per quanto sono... E in ogni occasione è stata accolta a braccia aperte, non ha avuto preoccupazione e neppure problemi ad avvicinarsi a queste popolazioni? No, incredibilmente io effettivamente con i popoli indigeni non ho mai avuto problemi, tant'è vero che ecco, appunto, i Crow sono stata appunto adottata come sorella dal presidente della nazione Crow e io ero vestita in maniera semplicissima, proprio, ma forse anche un po' sporca, insomma, con le scarpe da ginnastica. E... Superando il problema della barriera linguistica e anche delle tradizioni e della cultura, quindi c'è proprio un animo che la porta di là. Io sì, vorrei vedere insieme però subito una clip dal film Gorilla con Sigourney Weaver per vedere se la nostra amica Raffaella si identifica. Sì, e poi c'era la domanda per sapere qual è stata la situazione più rischiosa che lei ha vissuto, ma dopo il film lo vediamo. Il film, la clip. Non vediamo tutto il film. Da un po' di tempo sto seguendo uno stesso branco di gorilla che ho denominato Gruppo 4. Parlavamo dunque di situazioni pericolose. Qual è il suo elemento di rischio più alto in questi viaggi? Ma diciamo, forse me stessa, nel senso quando decido di rischiare di più, perché cerco sempre di essere molto molto prudente, cioè non mi piace il rischio sconsiderato. Insomma, ecco però un piccolo problema di impasse, quando la 4x4 si è proprio fermata. Ma allora, molto brevemente, lì praticamente allora io ero già rimasta, insomma così, poi ho camminato nella tundra, poi sono stata soccorsa dai cacciatori, mi hanno fatto fare la doccia, stavo andando in ipotermia, eccetera, in un campo petrolifero, poi con lo sceriffo e dei volontari con mezzo cingolato hanno cercato di aiutarmi, quindi questo è il dopo, insomma. Trova sempre qualcuno col suo sorriso che viene in soccorso, questa è la verità. Ci vuole molta fortuna e tanto istinto anche. E allora un grandissimo in bocca al lupo per tutte le prossime avventure e i prossimi viaggi, mi pare che è in partenza tra poco. Fra poco torno in Alaska, vero? In Montana e in Alaska. Che spettacolo, vorremmo venire con lei, ma lei viaggia da sola. Allora un grande in bocca al lupo a Raffaella Milandri. Grazie mille e crepi il lupo di vecchiaia.